Ciao a tutti, bentornati per questa lezione odierna sui replica set. Bene, che cosa sono i replica set? Allora, il replica set non è altro che un oggetto, quindi delle API di Kubernetes, il cui scopo è quello di garantire che un certo numero di repliche di un pod, quindi di un applicativo, siano up and running. In sostanza, il concetto di replica set ci permette di avere l'alta affidabilità, in sostanza. Quindi di avere un pool, una batteria di repliche di un certo applicativo, di un certo microservizio, che ci permettono quindi di far sì che il nostro applicativo sia affidabile nel caso qualche replica possa venire a mancare, ma anche che il nostro applicativo chiaramente sia scalabile. Questo, il concetto quindi di replica set, è fondamentale poi per capire l'utilizzo reale che avverrà attraverso il concetto di deployment, che sarà oggetto di una delle prossime lezioni. Andiamo a vedere un esempio. Che cosa abbiamo in questa immagine? In questo caso possiamo vedere quindi un replica set che non fa altro che definire tre repliche di un certo applicativo. E infatti, se vediamo in questa immagine, abbiamo esattamente tre pod. Questo potrebbe essere il nostro classico servizio Nginx, un web server, o anche un applicativo che espone delle REST API, un microservizio. Ora, supponiamo che questi tre pod non siano sufficienti a garantire un certo livello, quindi di SLA, quindi del Service Level Agreement, le cosiddette SLA in italiano. In questo caso, per garantire un response time minore a una certa quantità, sono necessarie non più tre, ma quattro repliche in base ai nostri performance test. Quindi che cosa andremo a fare? Andremo a modificarne quindi la definizione, generalmente YAML, del replica set e andremo a scalarlo. Ad esempio, andiamo a scalarlo a 4. Quindi, cosa succede? L'intelligenza di Kubernetes, grazie quindi ai controller, ai gruppi di controller che noi abbiamo, andrà a far partire un nuovo pod. Non appena quindi il nuovo pod sarà pronto, esso apparterrà quindi effettivamente alla batteria che poi sarà oggetto chiaramente di un load balancing. Ora, come fa un replica set a capire quali sono i pod che appartengono adesso? Per fare questo vengono utilizzate le label. Quindi, cosa succede? Nella definizione del replica set, nella definizione YAML, ci sarà una parte di specifica di definizione di un template di un pod, il pod sarà ca caratterizzato da delle label per identificarlo e quindi per trovarlo all'interno di un gruppo di tanti pod. Il replica set cosa fa? In aggiunta va a utilizzare quindi dei label selectors che va quindi a filtrare per le label. In questo caso il replica set sarà capace appunto di andare a trovare i pod che appartengono adesso. I pod verranno estesi con delle informazioni aggiuntive nella parte dei metadati. Quindi ogni pod in realtà che farà parte di un replica set attraverso le label verrà esteso con dei nuovi metadati. E per essere più specifici, stiamo parlando del owner reference. Quindi ogni pod andrà a referenziare quindi un owner, quindi una sorta di classe padre, che sarà appunto il nostro replica set. Ora andiamo a vederne la definizione YAML. In questo caso, che cosa vediamo? Allora, vediamo appunto alla riga 2 che stiamo parlando di un replica set. Esso appartiene alle API di tipo apps v1. Il nostro replica set quindi ha dei metadati, in particolare definisce delle label, quindi da qua abbiamo due label che ci fanno capire che stiamo definendo un'applicazione che sarà di frontend e sarà probabilmente quindi un guestbook, come a livello intuitivo si capisce già dalla label. Ok, a questo punto abbiamo delle specifiche alla riga 8. All'interno delle specifiche, in questo caso, abbiamo tre parti fondamentali. La riga 9, quindi in cui andiamo a specificarne il numero di repliche, quindi 3. La parte, quindi dalla riga 10 alla riga 12, quindi questa parte qua, che è la parte appunto che va a definire i label selectors. Quindi tutti i pod per i quali ci sarà un match, diciamo, con la label tier di tipo frontend faranno parte di questo replica set. Infine, dalla riga 13 fino alla riga 20, abbiamo il template del pod.
quindi il pod che verrà creato e che farà parte quindi del replica set. Il pod, come abbiamo visto nella lezione sui pod, ha una parte di metadati e una parte di specifiche. Le specifiche sono molto semplici e in questo caso definiscono appunto un container preso dal Google Container Registry che viene chiamato PHP Redis. Niente di complicato in sostanza. Ok, quindi in questa lezione che cosa abbiamo visto? Allora, ricapitolando, abbiamo visto il concetto di replica set, ne abbiamo spiegato la funzione fondamentale. E sostanzialmente questo ci servirà, sarà molto importante per la lezione successiva, quindi la lezione sui deployment. Quindi vi auguro buon studio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!